Amici di Live Social, bentornati, bentrovati qui sulle frequenze di Radio Roma Capitale, le frequenze dedicate ai nostri ospiti, ma soprattutto dedicate a coloro che ci vengono a trovare e ovviamente a voi che ci state ad ascoltare, perché ci piace anche poter fare degli approfondimenti in quello che è il nostro settore di medicina Regione Lazio. In qualche modo ci sono tutti i nostri professionisti che si mettono in gioco per darvi dei consigli molto utili. Oggi parliamo di un centro veramente molto importante e quindi rimanete con noi e andate poi a condividere la nostra pagina Facebook, Live Social, i nostri hashtag, interviste e storie. Allora do il benvenuto ai miei ospiti, che sono la dottoressa Monia Cantusci e il dottor Carmine Danzica, Centro Clinico Idea Prisma. Benvenuti. Grazie per aver accettato il nostro invito innanzitutto. Con piacere. Siamo insomma felici di poter trattare questo argomento che può riguardare veramente tutti, perché voi avete in qualche modo creato questa attività che è il Centro Clinico Idea Prisma, proprio per diciamo essere un supporto per tutti coloro che abbiano così qualche problematica diciamo nell'affrontare forse la vita di tutti i giorni. Ci raccontate un po' come nasce la vostra storia? Il nostro centro, il Centro Clinico Idea Prisma, nasce circa 8 anni fa, perché noi siamo soci comunque di una cooperativa sociale. Avevamo un po' tutti la laurea in psicologia e la specializzazione in psicoterapia, e quindi abbiamo deciso di metterli a disposizione del territorio e di creare un centro che sia appunto sostenibile, che accolga le esigenze di tutti. Infatti noi ci occupiamo di sostegno psicologico e psicoterapia per bambini, coppie, famiglie, insomma di tutte poi le diciamo persone che riuscite quindi ad abbracciare veramente tante età diverse, no? Anche perché non siete soltanto voi due che siete due psicoterapeuti, ovviamente, però ovviamente vi contornate di tanti altri professionisti come voi che cercano poi di esattamente sì, poi siamo un gruppo di psicoterapeuti che sin dall'inizio hanno condiviso questo impegno, anche perché noi ci incontriamo settimanalmente, certo. Ci intervisioniamo, ci formiamo e quindi è una cosa di gruppo, ecco, è una realtà costruita insieme. Ci sono psicoterapeuti, neuropsichiatri, psichiatri, insomma. Diciamo che quindi è una realtà importantissima. Credo che tutti troverebbero giovamento nel poter trovare una rete di collaborazione così importante, no? Perché poi immagino che sia il vostro obiettivo è quello di aiutare le persone, poi. Assolutamente sì. E farlo insieme ad altri professionisti mi sembra poi la quadratura del cerchio. Oggi con appunto parlando del vostro centro clinico Idea Prisma, ci sono delle caratteristiche molto importanti che ha questo centro, oltre a quello che abbiamo detto l'obiettivo, ma insomma parliamo di sostenibilità, perché facciamo di un discorso di sostenibilità psicologica. Sì, il concetto di sostenibilità è fin dalla nascita del nostro centro strettamente legato a come lo organizziamo, a come pensiamo alla sua mission. Io credo che oggi sia abbastanza molto rilevante questo concetto, anche alla luce della recente pandemia che da un lato ha creato un aumento di richieste di benessere, certo, psicologico, e dall'altro poi ha creato delle condizioni socio-economiche che sono quelle che sono, che quindi magari possono rendere un po' più difficoltoso, no? Rivolgersi a uno specialista. Assolutamente, è chiaro. Sì. E, diciamo che per sostenibilità dal punto di vista del paziente una persona deve sentire che il proprio aiuto è fattibile, che non è così complicato riceverlo, che non mi crei più problemi di quello che già ho, che sia insomma possibile, ecco. Chiaro, quello è, però avere questo tipo di sostenibilità ci devono essere anche dei criteri per poter giustamente poi essere attuata. Assolutamente, sì. Possiamo prendere ad esempio il lavoro che ha fatto l'Ordine in questi anni, l'Ordine degli Psicologi in parlo, che ha creato, ha costituito il ROPS, il Registro delle Organizzazioni di Psicologia Sostenibile, a cui il nostro centro aderisce. Per entrare all'interno di questo centro sono state individuate delle caratteristiche che un centro deve avere per essere sostenibile, no? Sono diverse queste caratteristiche, sono tra loro interrelate, ma diciamo possiamo riassumerle in 3 macro aree principali. C'è la sostenibilità economica, l'accessibilità e non per ultima la competenza che deve avere mantenere un centro, certo, no? Ovviamente. Partiamo ad esempio dalla sostenibilità economica.
uno dei criteri fondamentali è che le tariffe non devono superare una certa quota, quindi non devono superare per esempio le 50 euro, ci sono anche altre caratteristiche opzionali, però insomma questa è quella fondamentale. Ma la sostenibilità economica non è tutto, suggerisce il gruppo di lavoro dell'ordine, è importante anche avere un'accessibilità adeguata. Io come paziente devo sentire che è facile raggiungere un professionista che mi aiuta e soprattutto che l'aiuto mi arrivi in tempi brevi. Caratteristiche suggerite sono per esempio il fatto di avere una struttura adeguata, certo, un numero di telefono dedicato, un professionista che risponde al numero di telefono e quindi porta all'interno dell'equipe il caso e che questo possa essere assegnato, certo, rapidamente. E questa è una caratteristica del nostro centro, insomma. Tutti i dettagli che sembrano scontati in realtà poi non è così, insomma, ovviamente no. Voi siete un centro che ha questa, diciamo, ha una mission importante. Per farlo ovviamente bisogna garantire determinati criteri. Un'altra, diciamo, vostra freccia nell'arco, ovviamente, si parla tanto di psicoterapia online, Monia, siete riusciti a portare avanti questo discorso? Come vi siete organizzati? Allora, alcuni dei nostri terapeuti praticano già la terapia online da molto tempo. Come centro abbiamo, diciamo, approfondito molto questo discorso con la pandemia. Quello che vorrei dire è che la psicoterapia online è un valido strumento e non è né un'alternativa, cioè non è né meglio né peggio della psicoterapia in presenza, ma è assolutamente conveniente per alcuni e sconveniente per altri. Quindi bisogna valutare bene, certo. C'è bisogno che ci sia un'attenta valutazione del terapeuta e affinché appunto possa individuare se per il paziente di cui si sta occupando questo tipo di terapia può essere efficace. I vantaggi che ha la psicoterapia online sono ad esempio il fatto che una persona magari con una disabilità fisica può accedere a questo tipo di terapia. Certo. E un caregiver, per esempio una persona che ha un malato grave in casa, che non può spostarsi e magari soffre molto, può ricevere aiuto in questo modo. Oppure una persona che ha un fobico sociale, mi viene in mente, che non riesce ad uscire di casa, può essere agganciato in questo modo e il primo obiettivo, o insomma uno degli obiettivi, potrebbe essere proprio quello di portarlo ad arrivare a studio. Certo, hai fatto degli esempi fondamentali, magari proprio magari quelle persone aspettavano proprio un aiuto di quel genere, no? Perché magari spostarsi può essere difficoltoso, come magari aprirsi in un contesto che non sia la propria stanza, magari alcuni hanno proprio voglia di rimanere nella propria casa, no? Esatto, c'è chi, per esempio, chi teme la stigmatizzazione, ci sono molte persone che magari non vogliono andare a fare terapia dallo psicologo nel proprio paese perché tutti saprebbero che ci va. Questo è un retaggio purtroppo. Molti ancora purtroppo soffrono, alcuni insomma queste cose le notano, le valutano e quindi poter accedere a un professionista della salute dal proprio computer e comunque sia una grande risorsa. Oltre al fatto appunto che questo non dovrebbe più invece essere un problema, il discorso di far sapere, poi non importa chi, perché dovrebbe importare se uno va dallo psicologo o meno, assolutamente. Diciamo che, ormai dopo quello che abbiamo passato penso che tutti abbiamo bisogno di un aiuto di tipo psicologico, credo. Come è andato il periodo? Avete riscontrato effettivamente un aumento della necessità di una figura come la vostra? Sì, assolutamente sì, nonostante poi le difficoltà socio-economiche c'è stata una grande richiesta e soprattutto i giovani comunque in questo momento stanno soffrendo molto e c'è tutta un'area comunque di cui bisognerebbe parlare che è proprio l'isolamento sociale giovanile. Anche il recente ritorno a scuola di molti ragazzi abbiamo visto che ha comportato poi una serie di problemi, in alcuni casi di tipo emotivo, relazionale, certo. Per cui è stato più difficile per alcuni di loro riprendere l'anno scolastico, insomma rimettersi, e proprio per questo c'è bisogno anche di un intervento che sia rapido, no? Per una famiglia in questa situazione ha bisogno che prima che le sintomatologie si cristallizzino, che comunque l'anno scolastico vada avanti, che si intervenga, no? E quindi è quanto è importante da questo punto di vista la rapidità poi. Esatto, poi appunto è un centro clinico come Idea Prisma ha veramente tutta una serie di preparazioni e poi ecco pensare all'isolamento psicologico dei ragazzi che poi magari sembra che hanno riaperto le scuole e allora i problemi sono passati, non è propriamente così purtroppo, anzi no. C'è bisogno di fare dei passaggi importanti. E loro ad esempio sono una categoria che da un punto di vista
della psicoterapia online, proprio per loro stare molto nei social o al computer, potrebbe essere un buonissimo gancio. Un buon metodo, sì. Diciamo. Io ho un messaggio però importante che vorrei mandare, è che va benissimo, la psicoterapia online è efficace, può essere fatta, e ci sono delle evidenze scientifiche rispetto a questo, ma previa attenta valutazione del professionista, perché in alcuni casi, per alcuni pazienti, per esempio quelli che non sempre aderiscono a un piano di realtà, quindi per le patologie più gravi, è assolutamente sconsigliata. Quindi va benissimo, però bisogna valutare bene il caso. Ecco, assolutamente, mettetevi in mano a di professionisti che poi vi sapranno dire la via giusta, poi se quello è il percorso giusto per voi, insomma, cosa affrontare. E mi sembra che, insomma, nel centro clinico Idea Prisma siamo in buone mani. Volevo dare qualche riferimento, quindi il centro clinico Idea Prisma si trova in via via Peirce 11, ovviamente il sito web www.ideaprisma.it, un numero di telefono lo voglio dare per chi volesse contattare direttamente il centro, il 366 853 3884. Andate ovviamente anche sulla pagina Facebook Centro Clinico Idea Prisma. Io ringrazio la dottoressa Monia Cantusci e il dottor Carmine Danzica per essere stati con noi, in qualche modo ci avete portato una grande testimonianza, e grazie per il vostro lavoro soprattutto. Grazie a te. Grazie a chi ci ha seguito, mi raccomando, rimanete con noi anche per il prossimo approfondimento.